E come promesso, a meno che dovrei averlo promesso, se non ricordo male, me l'avevo promesso, o comunque me l'avevo accennato. Insomma, ecco, oggi finalmente arriva il video che devo mettere, non in tanti mi avete chiesto, né speravate di vederlo, ma considerando che qualcuno, quando, non so se ve lo ricordate, penso di sì, perché comunque parliamo di eventi piuttosto recenti. Comunque, siccome un paio di settimane fa vi avevo fatto un sondaggio in cui volevo sapere se preferivate un video sulla recensione di No Way Home, ho un'opinione sul teaser di Pinocchio. La maggior parte ha votato per Spider-Man No Way Home. Tra l'altro, una bella maggioranza. Porco, più o meno il 70% ha votato su No Way Home. Devo dire che non me l'aspettavo. Immaginavo che la maggioranza avrebbe votato No Way Home, ma pensavo sarebbe stato, non so, 60-40, ma proprio un massimo 61-39. Invece siamo arrivati al 70, ragazzi. È una bella percentuale, una bella maggioranza. Comunque, per quelli che invece hanno votato per l'altro, beh, eccoci qua, ecco finalmente il video che stavate aspettando. Ovviamente anche per quelli che hanno votato anche l'altro, perché so che comunque un'opinione su questo trailer me l'aveste comunque chiesta prima o poi, anche perché, non per vantarmi, ma ho notato un certo piacere per l'opinione che ho fatto sul sera. Scusate, mi sto rovinando. Dicevo, ho notato un certo entusiasmo, comunque apprezzamento per il teaser di Avatar 2, che tra l'altro mi è piaciuto molto fare, perché in effetti devo dire che parlare di trailer non mi dispiace. E poi se a voi piace, beh, facciamo conti di tutti, no? Quindi ciao a tutti ragazzi, io sono Cristian Altellini e durante il benvenuto nel mio canale, Il Giovane Delfino Rosso. Quest'oggi ci sarà, sì, ci sarà, ciao, vuol dire farò un video in cui do una mia breve, tra virgolette naturalmente, opinione sul teaser di Pinocchio, dell'action appunto Disney che uscirà l'8 settembre direttamente su Disney Plus. Che poi, tra parentesi, sono l'unico, sinceramente, che a prescindere dal fatto che questo film lo aspetti oppure no, lo voleva vedere in sala. No, davvero? Ve lo sto sul serio chiedendo. Ditemelo nei commenti perché sono curioso. Parlando francamente, sono l'unico, sempre rimanendo nell'argomento, che è stufo del fatto che i film Disney stiano un po' uscendo quasi tutti direttamente in streaming. Cioè, tanto per farvi un esempio, Red, che tra l'altro io era appunto un capolavoro. Sinceramente parlando, io speravo di vederlo in sala, invece ho dovuto vedermelo in casa, qui in camera mia, su Disney Plus. Però vabbè, chiudiamo questa piccola parentesi. E insomma, appunto, ecco, oggi parleremo appunto del teaser di Pinocchio. Allora, tocca dire subito una cosa, e cioè che secondo me fare sto film è un passo falso. Cioè, principalmente perché, sul serio, il remake in live action di Pinocchio. Ok, piccola introduzione, cioè, sì, piccola introduzione, insomma, per farvi capire, diciamo, un po' la mia criticità, diciamo, parliamo di uno dei film d'animazione non solo più belli di sempre, ma anche più importanti di sempre. Ragazzi, è anche grazie a Pinocchio. Proprio parlo del Pinocchio della Disney, non parlo della storia in generale, proprio di quello della Disney. È anche grazie a questo film se oggi abbiamo la Disney vera e propria. Pinocchio fu un punto fermo nella storia dell'animazione, o addirittura nella storia del cinema. Ancora oggi è considerato uno dei film d'animazione più belli di sempre. Tanto giustamente, perché comunque parliamo di uno dei miei film d'animazione preferiti, quindi sono un po' di parte, quindi anche un po' per quello. Però, al di là di qualunque parere personale, parliamo di uno dei film d'animazione più importanti di sempre. Non so se lo sapete, ma il brano che c'è nella, diciamo, nella scena introduttiva dei film Disney, quella musichetta lì, è uno dei brani più belli della Disney. Ma non nel senso che piace a me, eh? Non nel senso che semplicemente lo dico perché mi piace, ma perché è vero. Quel brano lì è un estratto di Once Upon a Time. Se non sbaglio, il brano dovrebbe essere questo. Che non so se lo sapete, ma è il brano. Ma è il film più. Se, ciao, mi sto rovinando. È uno dei brani di Pinocchio. E non un brano qualsiasi, ma il brano più famoso del film, che tra l'altro fu giustamente premiato con l'Oscar per il mio film. Se, scusate, vuol dire l'Oscar per la mia canzone. Anche giustamente perché è un brano pazzesco, mi pare uno dei più bei brani Disney di sempre. E voi ci fate un remake in live action. Forse l'idea più stupida di sempre, io veramente non ho parole. Ma vabbè, andando su tutto, andando oltre questo, parlando solo del teaser, ragazzi, sinceramente ci sono rimasto male. Devo essere onesto, quando ho saputo dell'uscita di questo film, ho subito immaginato che sarebbe stato uno schifo o che comunque non sarebbe stato niente di speciale. Naturalmente la mia non è un'opinione sul film perché ovviamente il film ancora non è uscito, quindi giustamente dare un'opinione sul film non visto è sbagliato. Però
Però, se il film sarà come il teaser, allora possiamo star certi che sarà uno schifo. Ma non per il motivo che potreste pensare. Anche perché so che molti hanno criticato questo teaser. Solo che quello che sinceramente mi ha fatto ridere è che in realtà il motivo per cui sono emerse tante critiche è per l'unica cosa bella del teaser. Almeno dal mio punto di vista, potremmo dire. Perché parlando francamente, cioè no, togliamo il parlando francamente, scusate. Quello che il pubblico ha più criticato di questo teaser, lo sapete che cos'è? Il fatto che la fata turchina sia di colore. Cioè, ma stiamo scherzando? Ok, è vero che negli ultimi anni il cinema è diventato una leccata di culo, scusate il linguaggio, abbastanza odiosa. Anche perché oggigiorno, se non mettono un nero, un asiatico o magari un omosessuale dentro un film, ecco che partono le lagne per razzismo, omofobia, eccetera. Insomma, ormai il cinema è diventato abbastanza ridicolo su quel fronte, devo dire. Che poi, parliamoci chiaramente, io non sono contro i neri, contro gli asiatici, non è. Anzi, parlando molto sinceramente, io non critico un film in base a questo, assolutamente no. Non è che solo perché in un film o in una serie TV c'è un nero, vado subito a pensare, ah, politica corretta. No. Per fortuna sono fra i pochi, se non addirittura l'unico, che questo dettaglio, pur avendolo notato, non lo reputa interessante o, come posso dire, fondamentale come fatta di valutare oggettivamente un'opera. Assolutamente no. È importante notare che sia vero, eh? È vero che succede, è vero che lo fanno, eh? Ma comunque, ragazzi, è un dettaglio comunque irrilevante. Anche perché alla fine quello che conta che cos'è? Quando si parla di attore, intendo. La bravura dell'attore. Poi il suo colore della pelle, chi se ne frega, eh? Chiariamoci. Se. Scusate un po' dell'occhio. Se è un film che magari tratta di temi come il razzismo o cose del genere, allora è fondamentale usare attori appartenenti ad altre etnie. Tipo, faccio un esempio. Mettiamo il caso, 12 anni schiavo, ecco, tanto per dire, non so se avete presente il film, spero di sì perché comunque è un buon film, tutto sommato, a me non ha mai fatto impazzire, però sì, è un buon film, ma comunque, 12 anni schiavo parla di questo tizio, che è appunto uno schiavo, ed è di colore, qui era schiavo perché è di colore, perché il film è ambientato in un'epoca in cui i neri erano trattati come schiavi, in quel caso giustamente ci sta che il protagonista sia nero, è una cosa giusta, quindi ok. Però non è che solo per questo automaticamente devi pensare che ci debba essere un nero o cose del genere. Ma comunque, sorvolando su tutto questo, su tutta questa faccenda, criticare un film o un taser in questo caso, solo perché c'è un nero che interpreta una parte che una volta non era nera, ragazzi, sinceramente mi sembra il motivo più stupido di sempre. Cioè, adesso un nero non può interpretare un personaggio? Scusatemi, eh. No, ma dove sta scritto, eh? Dov'è che sta scritta sta cazzata? Scusate il linguaggio, eh? Che poi, quello che mi dà fastidio è che è l'unica cosa nuova di quello che i film ci hanno mostrato finora. Che poi, in realtà, è questa la cosa che dovrebbe essere più importante, ossia qualcosa di nuovo. Alcuni di voi, magari, a questo punto staranno già pensando, è Pinocchio, cosa cacchio vuoi mettere di nuovo? Ma in realtà, ok, non ammetto che non è un pensiero del tutto sbagliato. Anche perché considerando che comunque di Pinocchio, di versioni cinematografiche e televisive, ne sono uscite a bizzeffe. Cioè, io stesso non penso di averle viste tutte, ne sono uscite così tante che si perde il conto. Non credo esista qualcuno su questo pianeta che abbia visto proprio tutte le versioni cinematografiche o televisive di Pinocchio, perché sono così tante che si perde il conto. Anche prima della versione Disney d'animazione del 40, già all'epoca comunque qualche versione televisiva o cinematografica di Pinocchio era già uscita. Magari non tantissime, ma qualcuna di sicuro sì. Io, per esempio, non le ho viste tutte, ne avrò viste forse un 4 e 5. Le uniche che adesso mi ricordo sono la versione animata del 40 e quella del 2019 di Eta Garrone, che tra l'altro, a mio parere, è la migliore versione sul personaggio di Pinocchio insieme al classico Disney. Poi, vabbè, se per voi ce n'è qualcuna un po' più carina, liberissimi di consigliarmi nei commenti, assolutamente. Però non è che solo perché è una storia che comunque già conosciamo, una storia che è già stata portata sullo schermo tante volte, allora devi per forza pensare che non possa esserci qualcosa di nuovo. Le novità ci possono essere dappertutto, anche una storia che magari già conosci. Se magari riesci, sei bravo a rielaborare le storie, se magari capisci che ci puoi inserire dentro qualcosa di nuovo, magari rielaborando un po' la faccenda, un po' tutta la storia, allora fallo, provaci, dico io. Tanto non so se lo sapete, ma quest'anno c'è anche un altro film di Pinocchio, diretto da Guillermo del Toro, che tra parentesi è il mio regista preferito, e infatti non vedo l'ora di vederlo perché da quel poco che ho trapelato finora sembra una figata, ma con un altro dettaglio, diciamo, l'ho avuto. Fare una piccola. Diciamo, ho voluto darvi questa piccola notizia. Però,
Ma comunque, tornando al teaser di Pinocchio, quello che mi ha lasciato male è proprio questo. Tutto quello che ci hanno fatto vedere nel teaser è solo una brutta copia di quello che già abbiamo visto nel film d'animazione del 40. Ed è questo che mi dà fastidio. È un remake. Dovreste cambiare qualcosa, magari non tutto, ma qualcosa di nuovo ci dovrebbe essere. Per questo dico che l'unica cosa che mi è piaciuta è la fata nera. La fata d'occhiaia di colore, scusate. Perché è l'unica cosa non nuova. Scusate, ho sbagliato. Vuol dire l'unica cosa nuova di questo film. Che io sono pronto a scommetterci quello che volete. Che sarà solo un film copia e incolla. E per questo farà schifo. Io veramente, sinceramente parlando, io non sopporto quando fanno un remake di questo genere. A me dà fastidio. Cioè, se devi fare un remake, allora cosa cacchio lo fai uguale a fare? A sto punto io mi vado a guardare l'originale e fine. Cioè, veramente a me queste cose danno fastidio. Cosa cacchio lo fai a fare un remake se fai tutto uguale? Devi cambiare qualcosa. Devi riscrivere il film da capo. Non ci vuole un genio per arrivarci. Madonna santissima. Ok che quando se, ok, trattandosi di un live action ce lo potevamo aspettare, perché escludendo Il Libro della Giungla, Maleficent e Alice in Wonderland, che personalmente reputo gli unici live action effettivamente validi, gli altri sono tutti dei pietosi copia e incolla, tra l'altro fatti anche male, perché già a livello estetico sono quasi tutti delle porcate indecenti. Ovviamente un po' uno se l'aspetta ormai, dici, è un live action Disney? Le aspettative non sono così elevate. Però anche voi, ragazzi della Disney, chi cacchio siete? Provate a fare qualcosa di nuovo, cambiate. Volete fare un remake? Liberissimi, il materiale è vostro, quindi chi vi può dire niente? Ma provate a fare qualcosa di nuovo? No, copia e incolla, così, perché gli va. Parlando francamente, le uniche due cose del teaser che davvero ho apprezzato sono appunto la fata di colore, anche se sinceramente parlando del costume si vedeva che era finto, era fatto con una CGI inguardabile, si vedeva, ma almeno l'attrice era qualcosa di nuovo, perché non c'era un personaggio di colore nel film originale, quindi dici, almeno in qualcosa di nuovo. Tra l'altro, l'attrice che interpreta, Cynthia Erivo, per me è brava. Io non so se l'avete, non so se avete mai visto, ma io l'ho vista in un film bellissimo, Harriet, che tra l'altro è anche recente, di 2-3 anni fa. Ve lo consiglio perché è davvero molto bello. Sinceramente non sapevi dove trovarlo, perché io l'ho visto direttamente in DVD. Però magari se lo trovate recuperato, perché è davvero un bel film. Quindi vabbè, comunque diciamo che poteva andarci peggio. Pensate se avessero scelto un'attrice di colore che non conosce nessuno, che magari fa schifo come attrice. Peccato, hanno veramente toccato il fondo. Almeno hanno scelto un'attrice brava, già questo glielo dobbiamo. E naturalmente Tom Hanks. Ragazzi, parlando molto sinceramente, io ve lo devo proprio dire, Tom Hanks è l'unico motivo per cui guarderò questo film. Devo essere onesto, Tom Hanks per me è un guardalo, fine. Io devo, sinceramente, sì, è proprio così. Per me Tom Hanks è il miglior attore di sempre, il mio attore preferito, quindi io andrei a guardare, sinceramente parlando, non sto scherzando, dico sul serio, io andrei a guardare un suo film, anche se fosse il sequel di Lanterna Verde, e non sto scherzando, ve lo giuro, lo farei. Perché? Perché io amo Tom Hanks, è il mio attore preferito, non ci posso fare niente. Non so neanche come dirvelo, però è la verità. È quell'attore che proprio dici, io lo voglio guardare, punto, perché ogni volta che c'è lui in scena, non so neanche come spiegarvelo, ma quel qualcosa diventa perfetto. Lui riesce, no, chiariamoci, non sto dicendo che i suoi film sono perfetti automaticamente, però se c'è lui in scena, io non riesco a non guardare. Anche se, anche se magari la scena non è fatta particolarmente bene, o il film non è niente di speciale in sé, se c'è lui dentro, quella scena lì sarà qualcosa di bello. E infatti io penso che l'unica cosa effettivamente valida del teaser sia lui e, come vi dicevo, la fata che interpreta la Cynthia Erivo. E vabbè, non penso di metterla a giorno per il momento. A parte dire che comunque le mie aspettative sul film non sono molto elevate. Lo guarderò perché, come vi dicevo, c'è Tom Hanks, ma per il resto non è che mi ispiri molto. Sinceramente non mi aspetto questo gran filmone. Però parlando molto francamente, non mi dispiacerebbe se lo fosse. Sinceramente parlando, a me piace quando un film sembra una cagata, ma poi si rivela bellissimo. È una cosa che sinceramente adoro. Mi piace quando un film riesce a stupirmi. È una delle cose che più amo del cinema. Le belle sorprese per me sono sempre gradite. Tipo quando ho visto Encanto. Ero assolutamente certo che mi avrebbe fatto schifo, perché dal trailer mi era passata una specie di fusione malriuscita tra Coco e Oceania. Ma poi l'ho visto e ciao. Vuol dire Oceania. Ciao Oceania! Vuol dire Encanto è un capolavoro, quindi... Beh,
Diciamo che, beh, per oggi è tutto, il video finisce qui. Spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi un po' interessato col video di oggi. Tra l'altro sono molto curioso di sapere anche la vostra opinione su questo teaser. Vi è piaciuto o non vi è piaciuto? Siete tra quelli che pensano che il film farà schifo perché appunto hanno cambiato l'etnia della fata? Siete fra quelli che invece pensano che sia un cambiamento irrilevante e guarderete il film pensando che potrebbe comunque essere qualcosa di carino? Fatemi sapere nei commenti, io sono davvero molto interessato a sapere la vostra opinione, ragazzi. E per niente, per oggi è tutto. Ci vediamo la settimana prossima con il video che realizzerò prossimamente. Arrivederci a tutti e buona giornata. Ci vediamo.